Buongiorno, buongiorno Caserta. Stamane avevo la necessità di riprendere un dialogo con voi, di iniziare a incontrarci tutti i giorni, perché i dati non sono assolutamente positivi, anzi al contrario, abbiamo troppi positivi in città, 145 casi in città di positivi e quasi 2500 nella provincia di Caserta. Sono dati che non abbiamo mai avuto, nemmeno nel periodo del lockdown primaverile. È un dato che crea assolutamente tensione, che ci porta ancora al senso di responsabilità, distanziamento, buonsenso, non assembrarsi, mascherina. Diciamo assolutamente ai nostri figli che devono portare la mascherina. Vedo ancora troppi giovani senza mascherina. Noi faremo, dopo questo DPCM, coordinate insieme all'ASL e alla prefettura, degli atti importanti in città, per fare in modo tale che non ci siano assembramenti, non si creano movide particolari, ma ci dobbiamo anche preparare ad avere degli atti ancora più forti nelle ore serali e notturne. Questo è il momento della responsabilità delle regole. Dobbiamo garantire il sistema commercio, dobbiamo garantire l'economia, dobbiamo garantire però la sicurezza delle persone della nostra comunità. Dobbiamo lavorare insieme perché si continui a creare lavoro per le nostre attività commerciali, ma al contempo si garantisca il diritto alla salute e il diritto alla vita. Noi abbiamo fatto, come sapete tutti, che sono presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani per la Campania, sono il presidente di tutti i sindaci della Campania. Abbiamo fatto una battaglia, e su questo ringraziamo il presidente De Luca, perché siamo riusciti a far ritornare a scuola i bambini da 0 a 6 anni. Adesso stiamo facendo un altro sforzo. Incontreremo nelle prossime ore in unità di crisi tutti i responsabili delle ASL della Campania, insieme al presidente, insieme a tutti i responsabili, per lavorare per far ritornare a scuola anche i ragazzi dai 6 ai 14 anni, cioè quelli che frequentano le scuole di competenza dei comuni. Dopodiché resteranno quelli delle scuole superiori, dove abbiamo ancora difficoltà sul trasporto pubblico locale, dove abbiamo ancora problemi sugli assembramenti dei ragazzi fuori alle scuole, dove non ci possiamo permettere assolutamente di riaprirle. Quindi nelle prossime ore ci saranno delle scelte importanti per far ritornare, ci auguriamo, i ragazzi a scuola, però ci saranno anche i momenti duri. Ci aspetteranno nelle prossime ore atti importanti. Anche noi come ANCI abbiamo dovuto chiedere, a tutela delle nostre comunità, chiederemo delle azioni importanti alla Regione Campania, al Ministero degli Interni e alle prefetture, perché questo è il momento delle regole, della disciplina, del buonsenso, della responsabilità. È il momento in cui sì, distanti ma uniti, sì, pensare al futuro, ma c'è un oggi per i nostri giovani, per i nostri anziani, per i nostri immunodepressi. E voglio dire a tutti che abbiamo grossi problemi negli ospedali. Ormai i reparti iniziano ad essere pieni di positivi. Sappiamo bene che già l'attività ambulatoriale del nostro ospedale è stata fermata per dare spazio ai reparti Covid. Iniziano ad essere pieni le subintensive, le intensive, nonostante abbiamo aperto l'ospedale Covid nella città di Caserta. Ricordo a tutti quando c'era chi diceva: ma avete fatto un'opera che non serve. Bene, avete visto, oggi serve. Oggi abbiamo tante persone che sono lì dentro, le stiamo salvando. Però inizio anche a immaginare che questo non basti, che dobbiamo costruire un cammino di nuovo che vada verso un percorso che già abbiamo vissuto in primavera, con degli elementi però di attenzione per la nostra economia e per la nostra città. Quindi prepariamoci nelle prossime ore a sperare di poter riportare i ragazzi a scuola. Ci però dobbiamo preparare anche degli atti importanti che possano venire a tutela della salute pubblica di tutti. Vi ricordo, 145 casi in città non l'abbiamo mai avuti. Nel lockdown primaverile eravamo arrivati a 32-33 casi e 2500 in provincia. È un dato che non ci può permettere che avere soltanto esclusivamente attenzione e responsabilità e buonsenso. Io vi saluto, ci sarà un incontro quasi giornaliero. Da oggi riprendiamo un percorso che avevamo già, per fortuna nostra, abbandonato, e lo riprendiamo perché i casertani devono sapere quello che accadrà nei prossimi giorni e quello che sta accadendo. E sta accadendo adesso, e dobbiamo avere attenzione.
Buona giornata.